Ciao a tutti, allora, questo video inizia in modo diverso, infatti già vi mostro il risultato finale di questa ricetta e niente, volevo davvero caricarla prima di Natale, ma non è stato possibile, quindi volevo almeno caricarla prima del Capodanno, così da potervi augurare davvero un felicissimo anno nuovo, ricco di felicità e serenità. E niente, se siete interessati alla ricetta di questi biscottini, io li ho fatti a forma di alberello, ma giustamente quello poi sta a voi. Seguite pure il tutorial. Ciao ciao! Gli ingredienti sono 150 g di farina, 100 g di zucchero, un uovo, 50 g di burro, g di zucchero a velo, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci ed infine confettini e colorante alimentare verde. Innanzitutto lavoriamo l'uovo, lo zucchero e il burro. Poi aggiungiamo la vanillina. Poi il cucchiaino di lievito. Infine aggiungiamo la farina. Continuiamo a lavorare il tutto e poi ovviamente iniziamo ad impastare. Quando il tutto sarà ben compatto, lo lasciamo riposare in frigo per una ventina di minuti. Dopodiché riprendiamo l'impasto, lo stendiamo con il mattarello e iniziamo a formare i nostri biscotti. Li poniamo tutti su una teglia ricoperta da carta da forno e li facciamo cuocere in forno preriscaldato a 175 gradi per 10-15 minuti circa. Nel frattempo prepariamo la nostra grassa. Prendiamo lo zucchero a velo, aggiungiamo 2 cucchiai d'acqua e mescoliamo per bene. Quando la glassa sarà pronta, possiamo aggiungere il nostro colorante. Aggiungiamo giusto qualche goccia. Io ho utilizzato il verde perché appunto ho scelto di fare degli alberelli. Ovviamente potete regolarvi voi su come decorarli, dipende dalla forma che scegliete. Ecco qui pronta la glassa verde. E sono pronti anche i nostri biscotti. Possiamo finalmente decorarli. Aggiungiamo prima la glassa. Io ho usato un cucchiaino. E poi aggiungiamo i confettini.
Ed ecco il risultato finale che avete visto già all'inizio. In effetti è una parte dei biscotti sforrati. E niente, vi ricordo che per altre ricette potete visitare anche il mio blog. Trovate il link qui in box informazioni. Vi mando un bacio, vi rinnovo gli auguri per uno splendido 2012 e ci sentiamo al più presto. Ciao ciao!